Ciao Cactus e benvenuti in questo nuovo video che in realtà è un format che non facciamo da tantissimo tempo e che avevo voglia di riprendere un attimo per parlare un po' insieme di varie cose. E abbiamo deciso che sono veramente varie cose, essenziali e domande più semplici, ma le vedremo a breve. Tanto avremo tutto il tempo perché oggi mettiamo a posto ste cose. Questo è lo stato delle mie unghie, dove alcune stanno crescendo bene, questa in particolare, questa maledetta, ha deciso di no. E io con le unghie così mi sento sempre un po' in disordine, ma non ho mai avuto le unghie abbastanza forti per non essere in ordine. Questo forse è una grande metafora della mia vita. Ma fortunatamente il video di oggi è sponsorizzato da Dunails. Sapete che io faccio poche sponsorizzazioni di questo tipo, perché le faccio solo con dei brand che effettivamente voglio testare e voglio provare a tutti i costi, e Dunails è uno di quelli, perché quando mi hanno contattato ho detto: questa è la mia salvezza. Che per un anno sono andata dall'estetista, che infatti era bravissima, solo che erano in acrygel. Non è che mi abbiano rovinato le unghie facevano già angoscia, però era difficile da seguire, costava tantissimo. Ogni volta non c'era. Era tutto un incastro difficile nella mia esistenza attuale. E quindi alla fine quest'estate le ho tolte per semplificare l'esistenza. Mi sono ricordata che le mie unghie da sole non collaborano. Per niente, per niente. E oggi mettiamo alla prova la mia capacità o incapacità con il kit di Dunails delle Jazz Strips. Mi hanno mandato lo starter kit a riguardo. Ci sono unghiette che vi ho chiesto su Instagram quale colore fare e voi volete questo, ma ci arriviamo. Perché io ho bisogno di vedere se questo è il baby boomer, in assoluto il mio tipo di unghia preferito, riesco ad utilizzarlo e rivederlo sulle mie unghie, perché io lo amo, era quello che facevo sempre, e se siete come me, lui è perfetto perché è molto pulito, molto elegante, ma non è una semplice unghia liscia, è qualcosa di più, nel mio cuore soprattutto è qualcosa di più. Sono stati così gentili da mettermi dentro, è veramente una sorpresa per me questo, da mettermi dentro anche le soft gel press on, perché loro hanno sia le gel strips, che è quello che proveremo oggi, sia la dipping powder per le persone un po' più pro e soprattutto più artistiche, e poi le press on, che sono in assoluto probabilmente il mio metodo, perché sono semplicissime, sono facilissime, sono intercambiabili. Te, per chi come me vuole una manicure curata, ma in pochissimo tempo ed è super semplice, quindi loro sicuramente vi farò vedere, ma per avere il baby boomer, questo ed altro, oggi ci mettiamo alla prova. Almeno se ci riesco io, vuol dire che veramente è fattibilissimo. Tanto prima o poi sul mio IG vedrete anche tutti gli altri colori, ma oggi. Tra l'altro, se anche voi avete lo stesso problema, e so che alcuni di voi ce l'hanno perché ne parliamo dei DM, vi lascio qua sotto un codice sconto del 15% per provare qualsiasi kit, o qualsiasi set o qualsiasi unghietta già pronta che volete provare. Ora partiamo con le domande e iniziamo a vedere come funziona. Sono un po' impensierita perché io sono veramente scarsa, però ho un set delizioso, quindi vediamo un attimo le istruzioni. Partiamo con una domanda facile facile, ovvero biografie che consigli? Non sono molto tipa da biografie, non lo sono mai stata, ma una biografia che porto nel cuore continuamente è Attraversare Mure di Marina Abramovic, che è una delle mie artiste preferite, e dopo quel libro è diventata in assoluto la mia donna esempio, perché è di forza e femminilità messa insieme. Marina, a parte che diventare una donna artista, performer in un mondo come l'arte non è così istantaneo, ma poi una cosa che mi ha colpito è che il romanzo non si basa completamente sulle sue opere, o meglio, sì, se volete sapere alcune opere come il Dietro le Quinte, c'è. Però il suo focus è la sua relazione, quella più importante, quella che abbiamo visto anche in This Is Present, che è uno dei video più virali, credo, dell'internet in generale. È una relazione assolutamente tossica con un malessere, e la vulnerabilità che raggiunge in questo scritto, secondo me, è importantissima per tutte le persone che capito? Quindi tutti, perché tutti ci siamo fatte maltrattare da un malessere in nome di non si sa quale forma di amore pensavamo di avere. E è di una profondità questo romanzo assoluta, quindi lo consiglierò per sempre. Allo stato delle mie unghie, perché da quando ho tolto il gel mi sono tornata a mangiare tutte le pellicine, ed è anche uno degli altri motivi per cui sto cercando di mettere un'alternativa. Perché ha funzionato, non mi sono più mangiata le pellicine da quando avevo il gel sulle unghie. Mentre io sono qui a impensierirmi sulla vita, è il momento, perché devo applicare le strisce in gel, è il momento di prova a cuocere la prima intanto. Credi all'amore nato dall'amicizia?
Domanda strana, perché per me la risposta è ovvia, no? Cioè, è il miglior tipo d'amore che esista. Come si attacca questo? Aspetta un po'. La lampada si spegne automaticamente, quindi intanto ti posso rispondere. È la migliore forma d'amore, perché se parte l'amore, secondo me, per quanto ovviamente i romanzi, i film ci facciano vedere tutto un altro tipo di amore, perché è quello più pathos, è quello più wow, cose pazzesche, botte da orbi, però l'amore vero è un amore in cui tu puoi crescere, in cui sei luminosa, è qualcosa che ti nutre e che ti fa sentire al sicuro, perché solo in un ambiente sicuro, come ci dice la terapia, tu puoi crescere e essere veramente te stessa. Quindi un amore che nasce dall'amicizia vuol dire che è nato da una conoscenza profonda già di voi due. È proprio perfetto, capito? È un amore deve respirare a pieni polmoni e piano, non stare con l'affanno. Certo, magari non funziona. Ok, uno è stato fatto e sei indurito. Madò, sei indurito, io crepo. Facciamolo fare un'altra volta perché due volte. Quindi, decisamente, è la forma migliore, secondo me, di amore. Poi può non funzionare manco quella, però nel dubbio, se ti fa sentire al sicuro, ti fa sentire capita e apprezzata in qualunque stato emotivo, fisico e qualsiasi altro modo tu sia, è quello giusto. In generale. Mi chiede, inizio a lavorare e in breve spero di riuscire a trovare casa a Milano per vivere da sola. Già questa era una domanda con delle difficoltà enormi al trovare casa a Milano. I cambiamenti in vista, come fare a 25 anni, mi sento pronta ma ho l'ansia, come sopravvivere? Fortunatamente. Giusto per capire se sono a posto, perché è stato fin troppo facile, provo a limarlo. Io non voglio non dirti che è spaventoso, perché è spaventoso. Milano è una strana città che adesso secondo me è cambiata un po' in peggio, ma è molto dinamica e ti può far sentire in tanti modi diversi, positivi e negativi. Però per gasarti, perché comunque in tutte le difficoltà che incontrerai ce ne saranno alcune, c'è anche la realtà dei fatti. You're on your own, kid, che è quella frase di Taylor Swift, grande saggia. La tua vita è in mano a te completamente, è una sensazione di... è come se respirassi a pieno ossigeno per la prima volta, pensaci, cioè puoi fare qualsiasi cosa, puoi mangiare cereali a cena, puoi tornare alle 3 di notte o puoi non uscire mai. Conoscere il mondo, cioè il momento in cui la tua storia, la tua, inizia veramente, se vuoi, e quindi pensala così, perché secondo me incontrerai delle difficoltà ma sarai in grado di affrontarle, quindi goditela, perché è in assoluto la cosa più divertente che farai nella vita. Libro che grida autunno per te. Ce ne sono parecchi, ci sono tanti video a riguardo sul canale, però se devo fare tipo una top 3, in assoluto è Follia di Patrick McGrath, cioè quello è uno dei pochi libri che mi ha fatto, tra virgolette, ansia. E poi ha questa dark area. C'è Cime tempestose nei classici, secondo me nessun libro è autunnale come Cime tempestose nei grandi classici, cioè perfetto, è sempre più cupo, quindi è proprio come l'autunno, no? Parte anche abbastanza luminoso per poi andare nella depressione più assoluta. Sapete che l'autunno è la mia stagione preferita, io la amo, non c'è niente di più bello al mondo. E poi ovviamente c'è Dio di illusioni, perché Dio di illusioni è un mattone, cosa che è perfetta per l'autunno secondo me. I mattoni sono perfetti in ogni stagione, in realtà. Perché ha quella vena molto più dark degli altri due che vi ho appena detto, ci succedono delle cose molto dark. Quindi Dio di illusioni è un altro libro che per me grida autunno, cioè è perfetto. Comunque ho fatto la prima unghia, sono commossa, perché è stata una cagata, cioè è stato facilissimo. Sono commossa. Commossa. Vi ho fatto vedere come ho fatto 3 unghiette, che è veramente semplicissimo, e mo rispondo alle 3 domande, 3 o 4 che mi avete fatto tutte a tema ansia. Voglio riprendere perché avevano diverse sfumature, no? Jenny, tu mi hai mandato, sono in un periodo in cui attacchi d'ansia quando si tratta di andare in ufficio, anche se lo adoro. L'editoria secondo me non è un ambito facilissimo, perché è un ambito che in Italia guadagna poco, poi ovviamente non so la tua situazione, però è più complicato, no? È comunque, rimane comunque un ambiente complicato. L'ansia, se il posto di lavoro ti tratta bene, quindi se non è una questione ambientale, perché purtroppo ultimamente è molto spesso ambientale, andare più a fondo. Cioè chiediti che cos'è che ti fa scaturire questa ansia. È il fatto che il tuo primo lavoro, sto tirando a caso, è il fatto che non ti senti all'altezza, ma se non ti senti all'altezza e hai appena iniziato, come fai? È normalissimo. E se è sindrome dell'impostore,
Lo capisco, Jenny, lo capisco. In generale, consigli per i cactus con l'ansia, ragazzi miei, è normale. Tenete conto che siamo in un periodo storico che genera ansia anche solo alle persone che non hanno già problemi di ansia propria. Cioè, pensate un attimo a questa cosa. Una volta che l'avete pensata e l'avete accettata, era meglio fare un'unghia alla volta, più che altro perché io non so gestire tutte queste unghie. Io ovviamente ho l'ansia, lo sapete, ve ne ho parlato tante volte, ho l'ansia che si svolge poi in un disturbo ossessivo compulsivo, che ve ne ho parlato anche in un altro video. Il succo è che, vi dico una cosa triste, purtroppo non se ne andrà mai veramente del tutto, almeno nel mio caso non è successo, e non voglio demoralizzarvi se state facendo un percorso, e purtroppo il succo è sempre solo uno: ti devi ascoltare. Perché la realtà dei fatti è che l'ansia non è nient'altro che un sintomo, e quindi finché non vai a capire che cosa ti sta causando quest'ansia, che è veramente molto difficile, cioè non è una cosa così istantanea come sembro che lo sto facendo passare, non andrà mai via. E ad esempio il mio disturbo ossessivo compulsivo, che io ho tenuto nascosto per tantissimo tempo perché pensavo di essere pazza, non è propriamente così. Va dal fatto che io volevo riuscire a controllare l'incontrollabile, no? Fare le cose in un certo modo era come se potessi controllare delle cose che erano fuori dal mio controllo e che naturalmente sono fuori dal mio controllo, tipo la morte o queste cose qui. Cioè, sto andando sugli estremi, esempi estremi, ma poteva essere, ottenere un lavoro, non lo so, quelle cose che purtroppo nella vita vanno un po' a random, capito? Tu non ci puoi fare nulla come persona normale, devi solo accettarlo. Se non riesci ad accettarlo, si trasforma in ansia. Io ve lo racconto perché può essere che sia anche il vostro caso, ma vi dico, per capirlo ci ho messo anni di terapia. Il primo step è stato accettare il fatto che non era una cosa folle o una cosa di cui vergognarmi, perché se non fai quello step lì non potrai mai accettare che hai bisogno di capire. Questo l'ho fatto ancora una volta. Quindi il primo step è dirsi: ok, ho l'ansia, di essere sinceri con voi stessi, che io sono la prima che mentivo a me stessa, quindi capisco che non è facile, però siate sinceri con voi stessi e capite che cos'è, anche se pensate che sia stupido o che non sia abbastanza per causarvi quest'ansia, non importa. E in caso anche parlate con uno psicologo, anche quello c'è bisogno di tempo, purtroppo è tutta una cosa che c'è bisogno di tempo. Cioè, ci sono pure riuscita io, ora le accorcio ancora un po' perché sono troppo lunghe e questa è tutta storta, ora che ricordo meglio, aspetta, però è stata una cagata. Ad esempio, per farvi un esempio molto toccante, perché in tanti mi avete chiesto come sto, che è sempre una cosa deliziosa perché alla fine a voi che ve ne frega, invece me lo chiedete sempre, siete delle patate. Sto bene, sono in salute, ho un lavoro, cioè, capito? Cerco sempre di metterla in questa prospettiva, perché in realtà, poi come sapete, il mercato del lavoro è un po' strano in questo momento, se avete difficoltà sappiatelo, fa abbastanza angoscia, non è tutta colpa vostra, anzi. Quindi io ho tutto, cioè ho tutto quello che avrei voluto nella me di me stessa 5 anni fa, a parte una casa che è veramente complicato qui a Milano, più che altro perché mi rifiuto di spendere 200.000 euro per un buco, prima era una cascina probabilmente. Tantissima ansia in questo periodo e ho cercato veramente tanto di capire perché. Ora non condividerò tutte le motivazioni, però ad esempio una che mi sono rifiutata di accettare per un sacco di tempo è il mio compleanno. A me il mio compleanno piace, mi è sempre piaciuto, mi diverto sempre, e quest'anno ho organizzato poco e niente, ho preso il mio primo viaggio intercontinentale, perché tra le altre cose io ho paura dell'aereo, paurissima, quindi sono terrorizzata al pensiero di prendere questo aereo, ma anche molto gasata. Io trovo che invecchiare sia sempre un privilegio, e tra l'altro sia anche una bella cosa, cioè nel senso, mi piace vivere e quindi invecchiare viene col vivere. Però questo numero nello specifico, considerando che i 2 anni di Covid un po' mi hanno fatto perdere alcune cose che volevo fare, mi sento indietro su tante cose, e questo numero mi mette un'ansia spaventosa. Non ho ancora trovato una soluzione a questo, quindi continuo ad avere l'ansia, però prima o poi ci arriverò, capito? Questa cosa qua è bella perché non devi fare, lo stacchi e lo attacchi, tipo quegli album da bambini. Per questo io ero un'ottima prova del 9 per questo prodotto, perché se ci riesco io vuol dire che è veramente fattibile, capito? Sono l'incapacità totale. Qualcosa come Steinbeck, Follner e Caldwell. Allora, io questa domanda l'ho interpretata così perché si può interpretare in tanti modi, no? E ho un nome specifico in mente che voglio proprio consigliarti, perché per me Faulkner e Steinbeck sono ceto medio o ceto molto basso in alcuni romanzi,
con delle che si interfacciano con le difficoltà di questo ceto, cioè che hanno queste problema che si interfacciano proprio col mondo e con tutti gli elementi che vanno contro di loro proprio per questo motivo. E ovviamente America, d'America, magari cioè America Sud USA. E per questo motivo ti consiglio però uno Steinbeck Faulkner più halloweenesco, perché il mio consiglio è la Oz. Ora sapete che il mio libro preferito in assoluto della Oz è Zombie, e io non ve ne parlo abbastanza perché comunque è un romanzo abbastanza inquietante, visto che è tratto da una storia vera, ha una personalità molto contorta e anche non è facilissimo da leggere perché è scritto come se fosse la mente di questo pazzo. E non è quello che mi hai chiesto, perché tra tutti i romanzi che ha scritto non prende i dati che ti ho detto prima. Però la Oz ha scritto tantissimi libri meravigliosi, e uno si chiama La Trilogia Americana, che tratta proprio di questa famiglia, di queste generazioni in un ambiente simile, quindi secondo me lui è perfetto per quello che vuoi leggere in questo momento. Eccoci, sono all'ultimo top coat, quindi abbiamo finito. Ecco che ho fatto il danno alla fine. Grazie per queste domande, perché è sempre bello parlare con voi di salute mentale, un po' crescere, un po' la vita, un po' le difficoltà emotive. Però prendo questi 60 secondi per ringraziarvi, perché questa è una delle cose che mi aiuta a stare meglio. È un altro tip sicuramente, trovare cose che vi fanno stare bene, e questa è una di queste. Sarò cheesy, ma grazie anche ad Unace, perché non solo ha sponsorizzato questo canale per questo video, ma mi ha anche dato di nuovo il Baby Boomer. Mi dispiace, ma per me è una cosa molto importante. Guardate! Adoro! Ora, ovviamente, tipo, non sono drittissime alcune, ora che le riguardo bene, ma questo è un mio problema, però è stato veramente facile. Cioè, ce l'ho fatta, non ci credo, ce l'ho fatta, è stato semplicissimo! Vi devo dire la verità, non pensavo che questo video sarebbe riuscito. E invece ora posso mettere a posto, perché questa cosa qua la posso rifare, e quando vedrete questo video vi potrò anche dare un aggiornamento sulle unghie. Ricordo che avete un codice sconto del 15% qua sotto in descrizione, e ora vado a lavorare, però con delle unghiette nuove.